in nomine patrie. Come on.
Buonasera a tutti radioascoltatori, rieccoci a una nuova puntata di Sounds Good Playlist. Sono sempre io, sempre Dario, e siamo sempre su Radio Roma Futura. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, fresco di The Voice e con tante novità, visto che già ci ha annunciato qualcosa durante il programma. E qui con noi Marco De Vincentis. Ciao a tutti, ciao Dario, ciao ragazzi. Che l'avete già sentito, avete riconosciuto Come Together, quella la canzone che ha fatto salire... Esattamente come la cantavo io, proprio, uguale, spiccicata. Magari una vena un po' meno rock, però c'era. Però parliamo subito di te. Parliamo subito di come nasce Marco a livello artistico. Come ti sei avvicinato alla musica? Fondamentalmente non ho mai scelto, perché l'avvicinarmi alla musica è stata quasi una cosa, una selezione che mi è stata indottrinata dallo stomaco di mia madre. Quindi praticamente non ho mai scelto. Poi il rock invece mi ha pervaso dai 14 anni in poi, quando ho cominciato a conoscere le realtà più hard rock, quindi Guns N' Roses, eccetera eccetera. Da quel momento in poi ho capito che la mia andatura non poteva essere da un tempo. Quindi il BPM della mia vita si è alzato di impatto e mi ha portato poi a fare esperienze musicali, tra le quali anche The Voice, che tutti avete seguito, spero. Spero che l'avete seguito e che l'avete televotato, anche se poi vabbè, si sa il risultato. Che abbiamo perso, quindi va bene vabbè, così. Però il terzo live è sempre quello più strategico, non è né bene né male. È vero. È una via di mezzo. Dici un po', tu sei di sangue partenopeo e di furia romana proprio, cioè anche il sangue del gladiatore. Infatti a The Voice si è scatenato, ma da dove nasce questa grinta che metti sul palco? Guarda, non lo so, a me il palco mi trasmette un'energia che nessun'altra cosa mi abbia mai trasmesso in vita. Io quando salgo sul palco è come se fossi il dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè in vita sono sì un pazzarello, sono un compagnone, ci mancherebbe. Però quello che mi dà il palco è più il palco che mi dà a me che io a dare al palco. È difficile da spiegare, è un'energia proprio che ti viene dal momento che sali un gradino più su. È proprio così che si scatena qualcosa dentro di me, quando devo dare qualcosa e non riesco a darlo da fermo. Anche se nella mia vita artistica adesso ci stiamo concentrando su un progetto con i From the Ashes, che è la mia band, stiamo concentrando su un progetto che è un pochino diverso, si discosta da quello che avete visto. Tanto The From the Ashes, ne parleremo dopo. Invece parliamo sempre dei tuoi generi musicali. Ti sei avvicinato al rock, quale gruppo ti ha influenzato maggiormente oltre Guns N' Roses? Magari ti ha dato questa formazione che hai adesso. Allora, principalmente io sono un Nine Inch Nailsiano convinto, quindi tutto ciò che gravita intorno alla figura di Trent Reznor è stata pura ispirazione da un po' di anni a questa parte. Però anche in realtà come l'energetico Dave Grohl nei Foo Fighters, oppure Maynard come stile di cantato nei Perfect Circle e nei Tool, mi hanno sicuramente formato. Cerco di discostarmi da queste tre realtà, perché se mi avvicinassi a uno dei tre scadrei in bestemmia e quindi non sarebbe più recuperabile come cosa. Diciamo che come voce all'inizio ero molto ispirato a Jeff Buckley, come preferenza, ispirato in un parolone, come preferenza. Poi dopo, capendo la mia vocalità, capendo cosa potevo dare io,